can hold a path, sky can say, we are all men. I feel my heart beating, I feel my heart beneath my skin. I feel my heart beating, 'cause you make me feel like I'm alive again. نحن في وسط البلد, siamo nel centro città. Infatti, come potete ben vedere, la situazione è un po' più meschina, un po' più povera. Infatti si può vedere già dalle abitazioni, dei negozi. Siamo comunque in un centro storico, però si respira molta povertà rispetto al quartiere in cui sono io. Si vede proprio la differenza abissale. Ora sono arrivato all'Anfiteatro Romano, sempre a downtown. Infatti potete ammirare, è veramente una delle cose più belle che abbia mai visto, ve lo giuro. Guardate qui. Quindi alle mie spalle c'era l'ingresso e vediamo nella parte, quella è la parte alta, la parte antica della città. Invece alle mie spalle, che in realtà ora vedo di fronte a me, c'è l'Anfiteatro Romano, quindi in questo momento mi sento un po' a casa. Guardate. Che bel posticino questo, eh? Selfie! Che forti gli arabi! Soprattutto i bimbi sono veramente simpaticissimi. Quando vedono che riprendo subito si mettono con la faccia, vogliono che si mette la foto per loro. Forti! Fai questo, selfie! Sorridi! Ibtasama! Ibtasama! Jamil Jid, molto molto bello. E taglia il traguardo. Vedi che Alam al-Ordin, la bandiera della Giordania. Siamo in piazza, fi hadiqa, e tra pochissimo ci sarà il richiamo dell'imam, l'azan, si chiama in arabo, dove verranno invitati i fedeli alla preghiera. E dopodiché quindi significa che è arrivato il maghrib, il tramonto, e quindi si può iniziare l'iftar. L'iftar sarebbe il pasto con cui i musulmani interrompono il digiuno, per cui da questo momento fino al fajr, fino all'alba, potranno mangiare. Dopodiché non potranno più mangiare, bere, fumare, tadkhin, fino all'iftar del giorno dopo, fino al maghrib, quindi mundo al fajr. Dal maghrib, quindi dall'alba al tramonto, non possono fare nulla di tutto ciò. Non so se lo sentite, ma nel sottofondo si sente la canzone, la preghiera, l'invito a preghiera, l'azan dell'imam. Quindi da questo momento in poi, come potete vedere, i musulmani non è che mangiano, cioè si ammazzano di cibo, perché dopo tutto questo tempo senza mangiare, e mo faremo anche noi l'iftar dopo. سمعت سألنا كمان بلدة مقلية شو هي؟ بلدة مقلية سألنا بلدة مقلية بلدة مقلية facciamo un bel brindisi con l'arabo. Saha, saha, saha.